poco e c'ha un impegno e ora ritorna. Ma ora che Anna Maria, perciò si ritarderà un pochettino. Va bene. Allora, appunto, poi Sergio, poi il nostro fiore all'occhiello, Alina, che ci ha fatto vedere mezza, ci ha portato per mezza Italia, specialmente ultimi tempi, siamo andati lì col treno, con l'autobus, col tram, dappertutto, a vedere tante cose bellissime. Una delle più belle fu quella quando si andò a Venezia. A Venezia e la Alina instancabile, noi ci stancavamo, sì. Bene, no. Lei sempre in piedi. È vero, no? E lei era ancora all'occhiello, perché insomma, era lei che dava luce con la sua cultura, la grande cultura. Ora abbiamo la Vanna che ha preso un po', che ha preso il suo posto, io non ho potuto ancora. Carità. Ormai non frequento. Il posto è impossibile. Sono una socia ad onore, mi ora dico, con la partecipazione straordinaria di Virginia. Però non so quella ormai, va bene. Questo allora io penserei di farvene fatto voi. Allora. Questa è la banca. No, aggiungiamoci la pallina. Ma per carità, oddio signore. Allora, direi un applauso per tutte queste quattro. Ho preso l'ex van. E proprio perché mi muovo proprio su questo. E avete fatto bene, scusate. La pallina. Per me è stata. Per me. Per tutti è stata una grandissima perdita, perché la Vallée era la banca del tempo. La Vallée era quella che si poteva rivolgere in qualsiasi ora della giornata, a qualsiasi momento, che sapeva tutto, che ha fatto sempre tutto con il sorriso sulle labbra. È stata una cosa meravigliosa. Io sono sempre in contatto con lei, te lo voglio dire, perché poi sopra quello io in cucina ho i vari angoli dove si sta a riposare, c'ho la televisione, sopra la televisione che ho messo la valigia. La valigia, che cosa mi dice ogni tanto? Tante cose. E quando lei è arrivata lassù, come era quella che aveva portato anche l'ultima notizia, mi ha detto, noi siamo la danza delle ore. Loro hanno istituito una bellissima, perché purtroppo sono un po' troppo ormai lassù, la danza delle stelle. È bene, la danza delle stelle. Bene, non mi invita a andarci a fare. No, però nemmeno voi, perché insomma a un certo momento poi, per ora è al numero chiuso, il numero chiuso, perché numero chiuso come fanno? Certo, devono fare esame per entrare, come che facciamo? Concorso. Non bisogna più studiare questa cosa. Anche poi il caldo. Poi abbastanza ci sono le elezioni, addio. Allora, vi voglio leggere, ve lo leggo perché potrei parlare, ma di rumore. No, quello bisogna andare. Allora, questa era la banca del tempo, che erano attualmente i nostri simboli, i nostri. Ho fatto vedere a loro, come mai a loro? Allora, tutti saprete che questa squadra, Serena, Francesca, Silvano, Luisa, Dario, Anna Maria, ecco là di fronte, e quella è la bionda, è la biondissima, Liliana, che sono venuti a farmi, e questa è la cosa tanto, che è la più bella, è il più bel regalo che... È il super regalo che potessi avere. Era la prima. Allora, questi qui sono, questo gruppo qui sono i primi.
70 anni. No, allora Firenze. Oh, la biondissima è invece in mezzo. Quanti anni hai? 55. E questi invece sono i bambini. Questi sono gli ultimi, Serena e Francesca. La Francesca ha fatto una bellissima carriera in campo di televisione, cosa. Questo è diventata geometra, lei grande geometra, e in più ora ha fatto la cosa più bella che ci sia al mondo, da 6 mesi ha avuto una bella bambina, e questa è una cosa bella, si chiama Serena, è veramente Serena, e il primo Natale che facemmo insieme, lei naturalmente i genitori si mettono da fare per, facevamo il presepe, no? Presepe vivente. Lei era la Madonnina e avevamo come sottofondo la musica. A un certo momento non si sa come si impennò il posto, qualche cosa di successo. Lei che si stava dicendo che la Madonnina era lì in ginocchio con l'angelo che gli diceva finì questa musica e era tutto a tempo, lei rimase tutto il tempo fin tanto che questo non fu rimesso, non mosse una mano, e poi di tante cose che ricordo, mi ricordo di tutti questi ragazzi, di loro peggio. Come si fa a dimenticarti? No, io un fatto. 10 anni fa, io sono napoletana. Volevo recitare la Bella. Tu quando sei prima a questo mondo, no? Non si dice così. Devi prendere bene, e mi ha tenuto per non so quante lezioni, perché io la cadenza non la facevo bene in napoletano, non è che fiorentina. Allora, vi leggerò appunto questo, fatemi leggere questo, perché dopo mi fate rumore. Allora, l'altra volta che c'era, dunque è arrivato, c'era, ricordate che si mette quello la bella, no, e vi dicesse fra 5 anni. E allora si fece un bellissimo film, ciò si potrebbe anche arrivare perché è veramente molto bello, molto bello. Forse fa tanto grave. Anch'io, Giuro sognerei. Allora poi, però, per dirvi veramente come io ho fatto a entrare nella banca del tempo. Naturalmente quando ho terminato i miei insegnamenti, che sono risultati molto buoni, e sono tutti bravi. Allora, quando venni in pensione, io mi credea essere compagni miei solo tristezza e noia, durante la pensione. E nostalgia prendeami per il mio lavoro amato trascorso della scuola elementare. Quando ecco un giorno, era un dolce mattino di primavera, in una diritta via della Firenze a Vita, che forse io con la vecchia via avevo smarrita, io non so come, mi ritrovai a varcare la soglia di un portone e ricordo che con circospezione mi inoltrai in un luogo fino allora mette tutto sconosciuto e mi sentii vieppiù smarrita. Io non so bene dire come entrare. Quando scorsi venire verso me una signora di gentile aspetto. Non c'è. Dove è andata? È andata a un servizio, subito. Venite a me una signora di gentile aspetto che, con accento gradevole toscano, chiesemi qual fossero i miei desiderata. Risposemi, conoscere il nome della bella persona. E quando ella me disse essere Bisoni, mi sovvenne che poteva essere della stirpe di un'antica casata fiorentina che aveva dato lustro e onore alla città del fiore.
e mi fece cenno di seguirla, si mosse e via, le tenne dietro. Entrai con lei in una sala dove c'erano persone che a gruppi parlavano tra loro e si respirava un clima di amicizia e serenità. Ricordo che ancora, ricordo ancora il guardo di mia gente che mostrarsi come cura, attenzione e gran premura, sì che io non provai più alcun paura e questo rimarrà nella mia mente. Oh, quanto a dire qual era cosa bella, che nel pensiero rinnova la mia gioia. Questo saluto per la mia presenza era una così gradevole accoglienza. Ma per trattare del ben che mi trovai, dirò delle altre cose che io ascolto, belle persone, tra loro in sintonia, che mi fecero capire quanto era bello lo scorrere del tempo in compagnia. Tanto è caro il ricordo dell'incontro che di una cosa esiste al suo confronto. Fu così che cambiò la vita mia, circondata d'affetto e simpatia. Ecco, ero stata accolta a far parte della Banca del Tempo, la danza delle ore, che mi ha dato l'opportunità di dare, ma ancora più, di ricevere amicizia, cultura, collaborazione, divertimenti che hanno contribuito a far sì che potessi godere di una serena esistenza. Basta allora, Le emozioni ti diamo tutto. Altro dirmi non può. Ma se ascoltate, quel certo friccichio che ho nello petto, udirete sol voi. E son per voi quelle parole che fanno rima con amore e affetto. Sempre cara mi sarà la Banca del Tempo. Bene! Del tempo, ecco. E mi hai donato terza, quarta, quinta, sesta, giovanezza. Bisogna scuoterla, rimasta ancora dietro la lavagna. Io non lo so che tu come metti la lavagna, io mi sono messo già con le mani a testa. Bisogna essere allegri perché una cosa così bella. Lo legge la Marisa. Perché Virginia si emoziona. No, bisogna emozionarsi. Questo è da parte di tutti la maestra. Da parte di tutti noi con veramente tanto affetto. Sul mare si sbriciola la luna, è tutto un fuggi-fuggi di nuvoli come giorni che volano via, farfalle di zaffiro e velluto che disegnano la vita. È un miraggio e luccica la lucciola di maggio. Con la luce che ci hai dato, con i segni, con i sogni che con noi hai sognato. Va bene? Virginia, oggi non c'è cielo. Signora Chiacchierona, questa la leggo da me perché ho capito che non mi convolgo. Non sono una vecchia,
adesso. Sono un anziano. Mi basta un libro, una matita, un foglio, un sereno tramonto, un fiume di stelle, un filo di lana. Quello magari. Non scrivo memorie. Le ho tutte nel cuore. Le porto con me, ma a chi mi ama lascio il mio amore. Bello. Questa è la Fiorella. Tieni, grazie. Forte. Allora, l'incontro fra Virginia e la banca del tempo e quindi con la sezione Sociocop ha creato un legame importante e di grande qualità. Per questo oggi noi vogliamo dirti quanto conti per noi. È stata una burattinaia, una burattinaia, perché noi, il suo fratello, ci fece un bellissimo teatrino, proprio per bambini, ma bello, bello, molto bello, poi è durato per diversi anni. E questi ragazzi poi, pensano, io non sapevo fare i burattini, non lo sapevo fare, con la carta venta, come si doveva fare, come non si doveva fare. Furono bravissime, questa è una sola di quelle di Venezia, e furono bravissimi. E poi con questo teatrino fece tutti i burattini, poi le mamme, il Parma, vestirli, tutti questi burattini, venne una cosa straordinaria. I bambini non si vedevano naturalmente perché parlavano, no? E questi cosi, ma lei era straordinaria. A un certo momento, a uno dei burattini, di questi burattini, gli andò via una manina. Lei seguitò, dicevo una capezza, insomma recitò tanto bene la parola, chi te l'aveva insegnato? Furono delle fotografie straordinarie, veramente anche quello, la burattinaia. Ciao Francesco! Tanti auguri! Grazie! Ti mi Virginia, nessuno ti ha chiamato ideologa però.
Simone Bazzari. Io non ho mai visto un discorso, la devi fare un discorso, c'è un
gli ultimi 4 minuti. Allora dai Virginia, mano magica, per questo che siamo senza soldi. Tu sta senza prenderli, ma stasera tu c'è tanti fiori, dai. Azzurro 7-7. Ok, vanno qua, ci sono tanti.